con Romano Platino, uno dei componenti del direttivo del Sette Fradis Rugby Club di Sinai e anche allenatore. Sì. Grazie innanzitutto per averci accolto qui. No, grazie a voi per essere venuti, in modo da far conoscere questo sport ancora di più. Come un club che è nato nel 1980, che piano piano è diventato una realtà importante in Sardegna e non solo, però come è arrivato il rugby a Sinai? Allora, il rugby a Sinai è arrivato grazie a una persona che adesso non c'è più, il signor Ugo Tremulo, che ha conosciuto questo sport quando lui era universitario a Napoli, se non ricordo male. E una volta tornato qua ha voluto creare questa realtà qua, che è il padre del ragazzo che ti ho presentato prima, Ruben. E piano piano è nata questa realtà nel 79, più o meno, ma non ufficialmente. Ufficialmente è stata affiliata alla federazione nell'80. E da lì piano piano si è andata avanti con un gruppo di ragazzi che sono appassionati a questo sport e molti dei quali tuttora ancora lavorano in società con altri compiti, non più da atleta, ma chi da allenatore, chi da dirigente e chi da supporto a tutto ciò che c'è da fare qui dentro. Anche perché mi stavi dicendo che nel rugby a una certa età si finisce, no? Si smette. Sì, allora a livello agonistico, quindi campionati professionistici sia dalla Serie C in su, dopo i 42 anni, a fascia di età più o meno, tu dopo una certa età non puoi essere placato, non puoi correre più di un tot di metri, certe regole vengono cambiate per adattarsi a persone anche di 70 anni che si vogliono divertire. Però a quale età si può iniziare a giocare a rugby? 5 anni, da piccolissimi fino a quando vuoi, con questa storia degli old fino a quando vuoi. Però ai 5 anni noi accettiamo bambini di 4 anni e mezzo a 5 anni già. Possiamo allenarli e via, e si divertono. Immagino che almeno con i più piccoli nasca tutto come un gioco. Un divertimento, ok, ci sono le regole del rugby più che altro, viene chiamata propaganda, e molti è un divertimento a quell'età, non sei così fiscale, non esistono le regole vere e proprie del rugby, ti diverti con dei giochi e fanno anche loro il loro campionato, però è un divertimento a quell'età. Tutti gli allenatori naturalmente di queste categorie, sia dei bambini poi, sono delle persone preparate che fanno i corsi da allenatore, quindi non è che siano delle persone sprovvedute, e li fanno divertire. Nel rugby la dimensione sociale è una componente fondamentale, e il fatto che il nome del vostro club sia Sette Fradis... Allora ti dico, il nome dei Sette Fradis prende il nome dalla catena montuosa che sta alle nostre spalle, i Sette Fradis, sono sette fratelli, noi prendiamo il nome da quello. Poi come simbolo abbiamo il cinghiale, che è il simbolo del sardo, è il cinghiale. Abbiamo preso il nome comunque dei sette fratelli, dai monti. Prima parlavi di regole, per magari i telespettatori che non conoscono bene il rugby, ci puoi spiegare quali sono le regole principali? Allora, la regola che tutti reputano più assurda è che il passaggio del pallone va fatto all'indietro. Tu non puoi lanciare il pallone in avanti, ma devi passare al tuo compagno che ti sta dietro. Questo dà luogo al fatto che nel rugby la cosa principale sia il sostegno del tuo compagno. Perché se tu stai fermo davanti a me, che sono un portatore di palla, non puoi ricevere il pallone, quindi sei inutile, tra virgolette, in quel momento. Quindi una delle regole è quella, ma ce ne sono molte, cioè spiegarle qui sarebbe difficile. Comunque, la cosa che tutti reputano più assurda è questo, è il passaggio all'indietro. Molti confondono col football americano, che tu il pallone lo lanci in avanti, rugby non si può. Come si segnano i punti? Allora, il punto si segna andando in meta, in pratica portando la palla dietro la linea di meta, che sono in pratica la linea che delimita i pali che tu vedi, che si chiama H, che è la forma di H. Devi depositare la palla o sulla linea o oltre quella linea, nell'area di meta delimitata. Tu devi poggiare il pallone tenendolo però in mano, non puoi lanciarlo a terra, devi tenerlo in mano e poggiarlo a terra. Però per arrivare a quella meta ho letto che esistono diverse strategie. Ci sono diverse fasi di gioco, si chiamano. Poi lì, allora, strategie tra virgolette, nel rugby la strategia è tu puoi fare tutto quello che vuoi. Poi quello che comanda il campo è il portatore di palla in campo, perché è quello che decide in quel momento che azione, come portare il pallone in avanti verso la meta e chi ha la palla. Tutti gli altri vanno in sostegno, la parola famosa sostegno,
E lì ti adegui e vai. Non c'è proprio una strategia preconfezionata. No, ti adegui in campo. È una tattica che si capisce in quel momento? In quel momento. Tu lì ti alleni, naturalmente. Stiamo parlando di un livello più alto, a partire magari da un under 16, un under 18, fino ad arrivare alla prima squadra. Lì ti adegui a quello che è, a quella fase di gioco. Infatti vengono chiamate fasi di gioco. E lì, in base a quello che in quel momento sta succedendo, tutti gli altri 14 giocatori, che si gioca in 15 contro 15, tutti gli altri 14 giocatori si adeguano. Quelle sono le strategie di gioco. E in base a cosa si attribuiscono, si assegnano i ruoli? E in base alle proprie competenze fisiche, atletiche. Quindi, come il rugby ha detto, quel gioco in cui tutti possono giocare, dal più grande al più esile. Come ti ho fatto conoscere la nostra vicepresidente Sara, che ha giocato in nazionale, hai visto che non è fisicamente, può essere come te, non è più, anzi forse è anche più minuta. Io posso giocare anche io? Sì, puoi tranquillamente giocare. Sei giovane, quando vuoi il cancello è aperto anche per te. E invece con i più piccoli come funziona, sempre per quanto riguarda i ruoli? No, allora, nei piccolini, quella che si chiama propaganda, i ruoli non sono definiti, giocano per divertirsi. Cominciamo a definire il ruolo un po' dall'under 12, ma non tanto, ma dall'under 14 in su cominciano a definirsi i ruoli. Esistono tanti ruoli nel rugby, dagli avanti che sono, non so se hai mai visto una partita del rugby in vita tua, no? Sono quelli piccolini come me che giocano lì, sono anche più grossi. Si chiama il pacchetto degli avanti, poi esistono i tre quarti che sono quelli più veloci, tra virgolette. I ruoli li definisce l'allenatore in base alle tue competenze fisiche e atletiche. Le caratteristiche comportamentali giocano un ruolo importante? Naturalmente, il rugby, a differenza di quello che si pensa che sia uno sport di energumeri che vanno in campo, ha delle regole molto rigide, ma molto più degli altri sport, nel senso che vieni punito. Ti faccio un esempio molto semplice. In altri ruoli tu fai un fallo di antigioco, ti ammoniscono, al rugby ti buttano fuori, ti danno il rosso e devi stare fuori. Il cartellino giallo, che è temporaneo, al rugby non è come il calcio, giallo e continui a giocare, ti danno il giallo, devi stare 10 minuti fuori e lasci la tua squadra con un uomo in meno. Tante cose, se l'arbitro ti becca a bestemmiare, tra virgolette, ti butta fuori, ti espelle dal campo e così via. Le regole sono molto rigide, a dispetto da quello che si può vedere in campo o pensare. È per questo che un po' viene definito il rugby uno stile di vita e anche una scuola di vita? Sì, infatti è vero. Noi, come io parlo della mia società, ma in generale così, non facciamo distinzioni da tu sei bravo e vieni a giocare, da quando sei un ragazzino, in molti sport viene fatto questa selezione. Tu non sei bravo e non giochi, no. Noi accogliamo tutti, facciamo giocare tutti, tanto che fino a una certa categoria è obbligatorio far giocare tutti i ragazzi che sono nel foglio gare. Mentre in altri sport ne hai 20 ma ne puoi giocare 11 e tu non puoi anche non far giocare quelli in panchina. A rugby fino all'under 14 è obbligatorio far entrare tutti. Come sta il movimento isolano? Il movimento isolano ha grosse difficoltà, ma a partire dal fatto che siamo un'isola, quindi per chi, come per noi non ancora, perché giochiamo con una Serie C regionale, abbiamo fatto anche il campionato nazionale, ma come per esempio ti faccio il nome della Capoterra e dell'Alghero, che Capoterra gioca in Serie B e l'Alghero gioca in Serie A, le difficoltà sono grosse, perché sono soprattutto economicamente. Non è facile, tu fai il conto, se fai un semplice girone da 8 squadre, tu hai 7 trasferte che ti devi pagare in aereo o in nave, e i costi sono molto alti. Per cui abbiamo difficoltà numeriche, ma quello è un po' anche in tutta l'Italia, anche a livello di grossi club. Però qui in Sardegna difficoltà ne abbiamo, in quel senso. E quindi lavoriamo nelle scuole proprio per cercare di portare dentro, con mille strategie, i ragazzini a appassionarsi a questo sport. È un po' un nodo che affrontano tutte le società, questo del reclutare nuovi giovani, quindi sì. Bisogna portare avanti dei progetti ad hoc. Sì, esistono dei progetti nelle scuole, ne facciamo una con la Polizia di Stato,
Quindi sì, usiamo questi progetti con dei nostri tecnici che vanno nelle scuole, cercando sia di far divertire i ragazzi, che poi esistono dei veri campionati, tra virgolette, per le scuole, in cui tutte le regioni partecipano, poi c'è quella vincitrice di ogni regione che va a farsi i campionati studenteschi fuori dalla Sardegna, pagati dalla scuola, e lì anche cerchi di fargli con la promessa, vai a farti la tua partitina, vai a farti la trasferta, di portare gente qui al campo. Sì, poi ripeto, le strategie, portando, soprattutto questi progetti servono a quello, se no non gli dice un ragazzino in strada, vieni a giocare al rugby, perché in primis i genitori, al rugby ti fai male, ti storpi, ti infortuni, ma penso che come in qualsiasi altro sport ti puoi far male. Però vedendo questo campo, questo prato, mi sembra che abbiate ottenuto delle risposte importanti. Sì, sì, noi ci impegniamo, siamo anni, decenni che facciamo questo reclutamento nelle scuole ed è quello che ci ha fatto andare avanti. E quindi, vedendo i numeri, siamo a fine, ormai la stagione è finita, andiamo avanti con i beach rugby, torni in spiaggia, i numeri sono ancora abbastanza buoni, diciamo. Il beach rugby come funziona? È un torneo, si gioca in spiaggia con delle regole diverse da quelle del rugby in campo, diciamo. C'è un torneo nazionale, infatti la prima tappa è stata fatta a Torre delle Stelle sabato scorso. E niente, organizzano questi tornei, si iscrive chi vuole giocare e si gioca 5 contro 5 in un campo di 30 metri per 40, se non ricordo le misure esatte, e ti diverti in spiaggia. È un modo anche per portare avanti la stagione con continuità. Sì, perché finiscono a fine luglio questi tornei in spiaggia, in tutta l'Italia, c'è proprio un campionato nazionale. Dino Platino, uno dei componenti del direttivo, è allenatore della squadra femminile, perché lo ripetiamo, il rugby è uno sport inclusivo anche per le ragazze. Che differenze ci sono? Allora, differenze a livello di regolamento non ce ne sono. L'unica cosa è che al rugby si gioca misti, maschi e femmine, fino alla prima media, fino a quell'età. Poi dopo quell'età le squadre si diventano femminili e maschili, perché appunto cambiano la componente fisica, comunque le cose che già sappiamo a livello biologico e fisico. No, a livello regolamentare niente, forse è anche una questione psicologica, perché il rugby femminile non è visto benissimo fuori da un campo da rugby, il rugby in generale, però il rugby femminile un po' meno, mentre invece, come sapete, il rugby, essendo uno sport molto educativo, anche per le ragazze comunque è un modo per dire, cioè anche noi possiamo farlo, diciamo che con l'inclusione conta molto. Adesso oggi le ragazze non sempre sono incluse nella società, questo porta anche a un cambiamento il rugby, credo, femminile. Ecco, come possiamo portare a un cambiamento anche per quanto riguarda il rugby, cioè far capire ancora di più che le ragazze possono giocare e dire che possiamo abbattere per sempre questo stereotipo? Allora, credo si possa abbattere venendo a vedere il rugby, perché come tutte le cose, quando ce le raccontano, la nostra testa viaggia tanto, mentre invece quando sei in un campo da rugby vedi e tasti con gli occhi, che invece cioè, è una cosa fattibilissima, è una cosa, il rugby che ha tante regole, tante regole molto ferree. È uno sport sì di contatto come tanti altri sport, sì ci può fare male come ci può far male a calcio, a danza, a tanti sport, però secondo me è una cosa che proprio devi vedere, devi venire a vederlo e dire ah ok, adesso ho capito, il rugby non è pericoloso come pensano tanti. In generale, un allenamento di rugby, come è strutturato? Allora, un allenamento di rugby è strutturato così, c'è la prima parte di attivazione, dove vai ad attivare tutta la muscolatura, che molto, in maniera grezza chiamiamo riscaldamento, e vai ad attivare tutta la muscolatura e a prepararti per quello che devi fare dopo. Poi, come in una storia, diciamo, c'è uno svolgimento centrale,
dove vai a lavorare sulla tecnica, ovvero sul passaggio, sul placcaggio, su tante componenti che poi servono nel gioco complessivo. E poi c'è la parte finale, la verifica, diciamo, dove la partitella, anche questa chiamata in modo grezzo così, dove vai a verificare se appunto lo svolgimento dell'allenamento è andato a buon fine, ovvero se il passaggio è stato capito bene, se il placcaggio è stato capito bene, eccetera. Cosa fa la differenza in questo sport? La testa, più che il fisico. Il fisico davvero, e questo è uno stereotipo che voglio un po' togliere, il fisico non conta. Conta davvero tanto la testa. La testa perché? Perché se tu vuoi giocare a rugby, a prescindere dal tuo fisico, dalla tua mole, da qualsiasi cosa, puoi giocare. Quindi la testa ti aiuta tanto, la testa ti aiuta a vincere, la testa ti aiuta a divertirti, che è il nostro obiettivo principale in qualsiasi età del rugby, e ti aiuta anche a capire che puoi arrivare anche dove non pensi. Ecco, tu come allenatore, come puoi incidere in questo tipo di allenamento, quello mentale? Allora, io come allenatore, almeno io personalmente, non faccio l'allenatore da tantissimo, faccio l'allenatore da circa 8-9 anni. Vabbè, non è tanto, qua ci sono allenatori che lo fanno da 40 anni, quindi io diciamo sono il più giovane qua. Il mio modo di lavorare sulla testa dei ragazzi è essere allenatore non solo in campo. Io lavoro con i ragazzi anche fuori, gli faccio ripetizioni di scuola, esco con loro, parlo di loro, delle loro cose, dei loro, magari, delle loro prime storie, che può sembrare una cavolata, però allora aiuta a sentirsi in un ambiente protetto e soprattutto aiuta anche a, cioè, come te lo posso spiegare, aiuta a sentirsi sicuri di parlare di qualsiasi cosa. E quella per me è una cosa molto importante, che loro si sentano al sicuro qua. Fondamentale nel rugby lo spirito di gruppo. Come da allenatore, come si costruisce e soprattutto poi come si mantiene? Magari possono capitare degli screzi, poi come si può ritrovare l'equilibrio? Allora, capitano, come hai detto bene, tanti, tanti screzi. Tenere un gruppo di rugby dove attorno hai almeno 10 società di altri sport molto più praticati, dove hai 6 società in Sardegna barra 7, è molto difficile. Però diciamo che il mio gruppo non si è mai sciolto perché quando c'è uno screzio cerchiamo sempre di affrontarlo davvero come gruppo. Non, cioè, magari capita che due ragazze si vanno, cioè, vanno contro l'una contro l'altra e il gruppo pensa proprio a farle unire perché se anche due componenti di questo gruppo si slacciano, il gruppo ci pensa e dice se loro sono slacciate, poi quando siamo in campo ne risente tutto il gruppo e a noi interessa che loro due vadano d'accordo e che anche fuori dal campo ovviamente, non è, poi sembra molto egoistico, ma non è egoistico, è un lavoro che si fa sia fuori che dentro il campo. Come si identificano e coltivano i talenti? Allora, diciamo che noi principalmente lavoriamo con le scuole. Andiamo nelle scuole elementari e nelle scuole medie. Io adesso alleno le ragazze e i ragazzi dalla seconda media alle ragazze fino alla seconda superiore, mentre i ragazzi prima e seconda superiore. Diciamo che io e i miei gruppi li ho formati andando nelle scuole. E ti dirò, i talenti più grandi li ho scoperti dove gli altri sport scartavano. Cioè, perché scartavano perché magari non mi piace il controllo piede, non mi piace come palleggia con la palla e magari non, cioè, non voglio discriminare altri sport, però molte volte arrivano dei ragazzi che mi dicono io ho fatto calcio un anno però non mi hanno mai fatto giocare, mentre io faccio giocare tutti, perché questo è lo spirito di questo sport, e i talenti più grandi in questo sport li ho scoperti. Dagli scarti, tra virgolette, degli altri sport, che invece poi dandoci un po' più di attenzione scopri che quel ragazzo aveva una lacuna, non gliela spiegavano e poi spiegandole è diventata una cosa che a lui ha fatto piacere capire perché è spiegata e quindi è diventato un grande giocatore. Come ci si trova in questo club, in questo campo? Diciamo che si ci trova davvero bene, c'è cioè, un ambiente familiare sia in campo che nella clubhouse, cioè è un ambiente familiare in tutto, ci aiutiamo anche fuori dal campo, fuori dal rugby, anche a livello personale. Quindi
lavoriamo bene perché stiamo bene, sia con i ragazzi che tra noi adulti, anche perché facendo parte del direttivo molte decisioni importanti, certe volte non sempre abbiamo gli stessi pareri, però non mi era mai capitato di avere un gruppo così unito, dove anche se non è nello stesso parere si parla e ci confronta e si arriva a un punto di incontro. Quindi andiamo bene perché andiamo d'accordo e lavoriamo con serenità e il nostro obiettivo sono i ragazzi, non ci sono secondi fini, quindi già quello ti fa lavorare bene, credo. Una curiosità, anche nel rugby prima di una partita si studia l'avversario? La squadra avversaria? Allora, questa è a discrezione di un allenatore. Per me personalmente, io gioco ogni partita come se non avessi mai visto la squadra avversaria che ho davanti, anche se magari l'ho già vista 5 volte. No, credo che non sia sbagliato studiare gli avversari, però credo anche che le prestazioni migliori i ragazzi le diano quando tu credi in loro. A prescindere di... cioè, se io dovessi andare da un mio ragazzo a dirgli puntati quello perché se fai pensare quello perdiamo la partita, lui pensa che io ho dei dubbi su di lui. Invece io dai miei ragazzi vado e gli dico ragazzi confido in voi e io durante le partite dalla panchina principalmente neanche parlo. Mentre altri allenatori si vedono sbraitare, io gli lascio giocare perché io ci penso ad allenarli durante la settimana. La partita è a loro e la giocano a loro. È una questione proprio di fiducia secondo me. Il rugby viene definito uno stile di vita, una scuola di vita, quanto è vero? Da una 10-10, cioè allora per me è una scuola di vita, mi ha aiutato a uscire da momenti particolari e aiuta tanti ragazzi a uscire da momenti particolari. Credo sia un momento della nostra storia dove i ragazzi attraversano dei momenti che noi magari da ragazzini non attraversavamo. Ci sono delle cose nuove a livello di droga, a livello di bullismo, a livello di discriminazione. E io e i miei ragazzi ho sempre insegnato a non discriminare niente. Io in prima persona, cioè proprio, come te lo posso dire, lotto proprio contro per i diritti, che ne so, LGBT, contro il razzismo. E a loro ho insegnato sempre questo, capito? E quindi loro si sentono tranquilli anche se dovessero parlarmi di queste cose che magari fuori sono un po' un tabù. Qua dentro loro sono aperti, davvero mi parlano di tutto, quindi io fino a quando sono qua dentro e riescono a parlarmi di tutto sono tranquillissimo e sono tranquilli anche loro, che per me l'importante è quello. Abbiamo sentito componenti del direttivo e allenatori, ora però prima di chiudere questa puntata andiamo a parlare con i giovani che rappresentano il futuro di questo sport. Vogliamo conoscere le loro esperienze, le loro aspirazioni, capire perché hanno scelto il rugby e cosa li spinge a dare il massimo sul campo. Francesco, perché ti piace il rugby? Il rugby mi piace perché c'è tanto contatto fisico. Perché si è creato, per esempio, in questa società un contesto di amicizia e di famiglia, e quindi mi piace giocare al rugby per questo. Ci sono delle cose che hai imparato grazie al rugby e che poi riesci a portare anche nella tua vita quotidiana? Sì, per esempio l'amicizia, perché mi ha aiutato questo sport anche ad avere nuove conoscenze, e quindi sì, amicizia e fraternità. Come ci si può rapportare poi una volta che c'è nel terzo tempo con l'arbitro? Beh, io con l'arbitro ci parlo abbastanza, perché cioè, gli chiedo anche informazioni sulla partita. Cioè, non è neanche un vero e proprio arbitro, è come se fosse un genitore adulto. Un po' un modo per capire cosa si è sbagliato? Sì, anche. E per correggere? No, per correggere no, non si contesta. Ok. Qual è l'aspetto invece più difficile di questo sport? Sicuramente la fisicità, perché è una cosa che devi col tempo coltivare. Coltivare, quindi sicuramente è quello. Ah, c'è un campione a cui fai riferimento? Dino. Dino? Dino. Ti piacerebbe poi diventare anche allenatore? Sì, sarebbe un bel progresso per me. Però hai un sogno riguardo il rugby, a parte poi diventare allenatore? Sì, allora mi piacerebbe molto giocare per l'Italia. Rappresentare la mia nazione penso sia la cosa più bella. Siamo
Parliamo con Sara, che gioca a rugby da? 4 anni. E hai? 7 anni e mezzo. Quindi, per convincere un po' magari le mamme, i papà, a far giocare i bambini a rugby, cosa possiamo dire? Che il rugby è come una seconda famiglia e quando entri qua ti senti come a casa tua. Ci sono delle cose belle che hai imparato e che poi puoi usare anche nella vita di tutti i giorni? Sì, giocare con la squadra, poi stare con i compagni, l'amicizia. Molte altre cose che non riesco bene a spiegare adesso. La parte più difficile di questo sport? È con i compagni che qualche volta ci sentiamo non molto al nostro agio con il pallone, perché alcuni, tipo io, non riesco un po' a prendere il pallone perché ho un po' di paura. Però pian pianino sto riuscendo, capito? Quindi riesco a prenderlo, però ancora un po' così così. Paura di farti male? Sì. E come si supera questa paura? Continuando a giocare? Qual è l'insegnamento più bello qua? Giocare con i compagni. Essere... divertirsi. Non ha importanza quello che capita o se perdiamo o se vinciamo, perché l'importante è divertirsi. Ecco, visto che si parla sempre di stereotipi, no? Diciamolo, il rugby è uno sport per ragazze. Sì. Dai un consiglio proprio, abbiamo detto prima, diamo un consiglio ai genitori, ma proprio un consiglio per le ragazze, perché praticare il rugby? Perché tipo alcuni dicono che il rugby non è proprio per le ragazze, ma invece nessuno sport è per i maschi o per le femmine, tutto è per tutti, e se una persona vuole fare il rugby lo fa senza avere paura, senza difficoltà, non deve avere niente contro le cose che gli dicono le persone, che gli sport che ci giocano di più i maschi non ci può giocare una femmina. Non è quello che importa. Tu sei riuscita a convincere le tue amiche a giocare? Sì. E allora, questa è già una grandissima vittoria.